Buongiorno a tutti. Oggi vedremo la funzionalità di IP Source Guard, a cosa serve e come implementarla. Per farlo ci serviremo del simulatore di rete Cisco Packet Tracer. Come noto, l'address spoofing è un tipo di attacco difficile da mitigare. Normalmente si assegna un indirizzo IP ad un host, dal quale ci si aspetta che lo utilizzi per veicolare tutto il traffico in uscita. Gli indirizzi IP vengono utilizzati efficacemente in un sistema fiduciario, dove gli assegnatari sono accreditati di comportamenti corretti durante l'utilizzo dei loro IP ottenuti in modo legittimo. Un PC host rogue o compromised, invece, non necessariamente rispetta tali norme. Può utilizzare il suo indirizzo legittimo, oppure può iniziare a utilizzare indirizzi spoofed, presi in prestito da altri host o utilizzati in modo casuale. Gli indirizzi spoofed sono spesso utilizzati per nascondere l'origine di attacchi denial of service. Se l'indirizzo sorgente in realtà non esiste, il traffico di ritorno non troverà la strada verso il mittente. I router o dispositivi di livello 3 possono eseguire alcuni semplici test per rilevare indirizzi sorgente contraffatti nei pacchetti che gli passano attraverso. Per esempio, se è noto che la rete 10.10.0.0/16 viene utilizzata sulla VLAN 10, i pacchetti entranti dalla VLAN 20 non dovrebbero mai avere indirizzi sorgenti in quella sottorete. Tuttavia, è difficile rilevare indirizzi contraffatti quando questi vengono utilizzati all'interno della VLAN o subnet di pertinenza. Ad esempio, all'interno della rete 10.10.0.0 sulla VLAN 10, come mostrato nel layout sul fondo, un host rogue inizia a inviare pacchetti, quindi diciamo questo, con un indirizzo di origine contraffatto di 10.10.10.10. Questo indirizzo è certamente all'interno della sottorete 10.10.0.0/16, in modo da non essere rilevato in maniera evidente come indirizzo spoofed. Pertanto, l'host rogue potrebbe attaccare in maniera molto efficace altri host all'interno della propria sottorete o VLAN. Gli switch Cisco Catalyst possono utilizzare la funzione di protezione dell'IP sorgente per individuare e reprimere gli attacchi spoofing anche quando questi si verificano all'interno della stessa sottorete. Uno switch layer 2 ed una porta layer 2 a sua volta di solito imparano e memorizzano gli indirizzi MAC. Lo switch può così cercare gli indirizzi MAC e scoprire i relativi indirizzi IP associati. L'IP Source Guard può far ciò in due modi, o utilizzando il database DHCP Snooping, oppure servendosi delle associazioni IP statiche. Quando il DHCP Snooping è configurato ed abilitato, lo switch apprende gli indirizzi MAC ed IP degli host che utilizzano il protocollo DHCP. I pacchetti che arrivano su una porta switch possono essere testati per una delle seguenti condizioni. Prima condizione. L'indirizzo IP di origine deve essere identico alla voce statica configurata oppure all'indirizzo IP imparato dal DHCP Snooping. Viene utilizzata una ACL dinamica sulla porta per filtrare il traffico. Lo switch crea automaticamente questa ACL, aggiunge all'ACL l'indirizzo IP di origine atteso ed applica l'ACL all'interfaccia da cui viene appreso l'indirizzo. Seconda condizione. L'indirizzo MAC sorgente deve essere identico all'indirizzo MAC imparato sulla porta dello switch e dal DHCP Snooping. Per filtrare il traffico viene utilizzato il port security. Se l'indirizzo risultante sia diverso da quello appreso o configurato staticamente, lo switch rigetterebbe il pacchetto. Se si intende abilitare il DHCP Snooping, prima di configurare l'IP Source Guard, bisogna configurare e abilitare il DHCP Snooping, come detto in precedenza.
Se si desidera che il PSource Guard rilevi MAC contraffatti, bisogna configurare ed abilitare anche il Port Security. Per gli host che non utilizzano il DHCP, è possibile configurare un legame IP statico sorgente. Andiamo adesso a vedere come configurare l'IP Source Guard associando l'indirizzo MAC dell'host a uno specifico indirizzo IP e VLAN con l'interfaccia dello switch su cui ci si aspetta di trovarlo. Quindi prendiamo per esempio il PC1 attestato sull'interfaccia Fastethernet 0/2. Quindi saliamo sullo switch. A questo punto andiamo in Global Configuration Mode, quindi Conf T, e facciamo l'associazione con il comando IP source binding MAC address del PC, quindi questo. VLAN 10 abbiamo detto. IP 10.10.50.50. Interfaccia Fastethernet 0/2. A questo punto andiamo sull'interfaccia Fastethernet 0/2, quindi usciamo da questo menu. Interface Fastethernet 0/2. Con il comando IP verify source controlliamo la sorgente IP. Se aggiungiamo anche port security, aggiungiamo anche il controllo sul MAC address. E la configurazione è fatta. Per verificare possiamo utilizzare lo show IP source binding che ci fa vedere appunto l'associazione MAC address IP e interfaccia dalla quale ci si aspetta di ricevere i pacchetti con questo IP qui. Il 10.10.50.50. A questo punto, se un PC RAW si collegasse al posto del PC1, i pacchetti provenienti dal PC RAW, avendo un MAC address non riconosciuto, verrebbero scartati. Direi che per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con IPMAX.